Quanti complimenti? Raccontami. Beh, tanti complimenti soprattutto ai miei amici, ma a qualche compagno, insomma, per l'occasione, ma anche io ne ho fatte a loro perché è stata una grande partita da parte di tutta la squadra. Che voto ti dai per un esordio così? Insomma, sicuramente la notte prima ci hai pensato parecchio. Ma sicuramente ero concentrato a entrare in campo, a fare bene, a fare quello che ho provato tutta la settimana e insomma un voto, ma non saprei, guarda, però insomma penso di non aver fatto molti errori. Adesso che sei un veterano arriva all'Australia. Esatto, diciamo che il passo è stato breve da una squadra all'altra, che comunque sono veramente a un livello alto, sono tra le prime squadre al mondo e non so, sinceramente sarà molto dura anche questa e non hanno niente da invidiare agli All Blacks, se non, ma no, anche nelle mischie sinceramente contro l'Inghilterra hanno fatto veramente bene, li hanno messi in difficoltà. Analizzando i vostri report tecnici, ieri lo staff ha avuto ottime risposte riguardo alla partita sabato scorso, è certo che qualche errore poi è stato commesso, 60esimo in poi, certo. È stato un po' di ossigeno nella testa e nelle gambe o cos'ha? No, diciamo sì, siamo andati più ad analizzare appunto il secondo tempo, dove magari un po' per la fatica, un po' non so, forse magari c'è stato un momento di caos, ho avuto magari 6 punti un attimo e non abbiamo più guardato bene cosa fare, non abbiamo più letto la difesa degli All Blacks, magari potevamo attaccare molto di più, c'erano degli spazi a largo che potevamo approfittarne, ma magari eravamo un po' più pigri a rischiarci, stanchi ovviamente dalla prestazione, perché il primo tempo è stato veramente d'alto livello, ecco.